Torino maggio, salone popolatissimo di lettori che si guardavano negli orecchi e si scrutavano nel cervello, affollatissimo all'improvviso e tutti dissero: è molto bella questa masnada di solitari che titillavano gli scrittori. Renzi presenta il suo libro Oltre la rottamazione, ora ha 50 poltrone e non ce n'è più bisogno. Scivola via come un sughero verso la nuova stagione, scivola tra le macerie senza nessuna vergogna. Saviano vende di meno, ma tutti comprano che è un piacere. E poi le feste ai Murazzi, Torino di primavera. Letta procede, impassibile, sembra un ottimo capitano, con un nuovissimo stile, detto lo stile pisano. Si resta insieme maledicendosi in un governo prigione. In fin dei conti sinistra, destra sono soltanto opinioni. La Gabbanelli bombarda Grillo con l'apprezzabile riflessione che questa storia degli scontrini ci avrebbe rotto i coglioni. Gira per aria la sensazione di smantellare le barricate e che a quei due non dispiacerebbe essere ridimensionati. Grillo, d'altronde, un ragazzo sveglio, non può non essersi accorto che sul traguardo di maggio 5 stelle hanno il fiato corto. Un uragano nell'Oklahoma come un assalto furioso e siamo in guerra con qualche cosa, anche se non si sa cosa. Spartacus vendica i torti, ma Giulio Cesare si avvicina perché Banderas perdeva tempo con una macina da mulino e Carlo Moni che se ne va sulla Calvana di Prato. Parte senza voltarsi come un perfetto soldato in una barca nel mare davanti a Genova. Portoghese vogava calmo Don Gallo che confessava princesa. A Londra un boia di qualche fede ammazza un milite disarmato ed una donna senza paura l'affronta in mezzo alla strada. E maggio ci lascia l'immagine che già diventa un ricordo di quella donna per strada tra l'assassino ed il morto.